Se non sei qui per risolvere il mio problema, non mi interessa. Oh, Mistio Sombra dell'Aquila. Ah, Alexios, sei arrivato. Questo bene, è... mancavi solo tu. Ora, se non avete niente di importante da fare qui, io suggerisco di salutarci. Ti prego, non sono malato. Lo giuro! Quell'uomo ha paura. Perché lo portate via? Non sono affari tuoi, Mistios. Chi presenta sintomi della malattia deve essere assolutamente allontanato. Devi essere il magistrato in carica a Potidea. Parlami della pestilenza. Pare che le notizie su di noi si diffondano. Come questa dannata pestilenza. Questi idioti si ammalano troppo in fretta per essere curati. So che c'è una guaritrice nel villaggio. La stiamo cercando. Come tutti, no? Quell'idiota è andata in cerca di ingredienti. Ho persino mandato degli uomini a cercarla. Se hai tutto questo tempo per stare qui a chiacchierare, perché non dai una mano? Troverò la guaritrice. Bene, trovala. Quando serve non c'è mai. Se non la trovi, puoi fare a meno di tornare. E se ti ammali anche tu, farò spazio in uno dei carri per un cadavere in più. Continua così e sul tuo carro servirà un posto per te. Non minacciarmi, Mistios. Non sai con chi hai a che fare. Avrai idea di dove potrebbe essere la guaritrice. Quell'idiota è andata nella foresta blaterando qualcosa su degli ingredienti. Una pestilenza, un villaggio bruciato. Non è una coincidenza. Certo che non lo è. Siamo stati maledetti. Do un'occhiata in giro. Vediamoci qui quando hai finito. Ci sono molte foreste in Macedonia. Dove devo cercare la guaritrice esattamente? Da qualche parte a est di Potidea, lungo la costa. Ho mandato degli uomini a cercarla, ma non sono ancora tornati. Sei tu che comandi. Avrei pure un'idea della causa di questa pestilenza. So solo che è iniziata più o meno quando quel villaggio è bruciato. Si direbbe che tu sappia qualcosa di quell'incendio. No, non so nulla. E non voglio averci niente a che fare. Vado a cercare la tua guaritrice. Fai in fretta, Mistios. Forza. Trovata. Cos'è successo qui? L'ho colpito una volta sola. Che ne facciamo di lei? Sapevo che aveva qualcosa in mente. Sparta! Oh!
Grazie. Quegli uomini erano... Oh! Sei l'ombra dell'Aquila. E tu devi essere la guaritrice di Potidea. Il magistrato ti sta cercando. Non ne dubito. Sapevo che c'era qualcosa di strano quando le sue guardie sono comparse dal nulla e mi hanno attaccata. Sembra che lui utilizzi rimedi estremi. Proprio così. Io capisco la sua preoccupazione per il villaggio, ma gli innocenti non c'entrano nulla. Torniamo a Potidea. Non ancora, Mistios. I banditi mi hanno rubato gli ingredienti. Mi servono gli ingredienti per salvare il villaggio. Ci sono in gioco delle vite. Troverò i tuoi ingredienti. Come mi aspettavo. Sei gentile come sembri. Ti sono grata per l'aiuto, Mistios. Avrai un piano per salvare gli abitanti. Questo malanno è lento e soffocante. Ma la mia medicina può curarlo. Il villaggio conta su di me. E ora anche su di te. Troverò gli ingredienti. Ah! E io tornerò al villaggio e inizierò a preparare la medicina. Ci vediamo a Potidea. Torno al villaggio, Mistios. Portami gli ingredienti. Gli uomini del magistrato stanno attacchi nella guaritrice. Forza! Levi in barca! Ve le spiegate! Levi in posizione! Forza! Questo è nostro! Arcieri, tocca a voi! Ospitiamo frecce! Vogliono attaccarci! Pronti a colpire! Più veloci! Attenzione alle frecce! Il nemico sta per colpire! Arcieri, guarda! Cagliamo di nuovo! Stanno per attaccare! Portaggio! Seguitemi, facciamogliela pagare! Muoversi! Siamo alla massima velocità!
Arcieri! Pronti! Trattamento! Un altro stato! Il nemico sta per correre! Forza! Ora sì che ci muoviamo! Ti colpiscono! Alla impresa! Mira sopra! Verso il mare aperto! Siamo al massimo! Tutti quanti pronti all'impatto! Arcieri, pronti! Ci siamo! Più veloci! Attesti a quelle frecce! Attenzione, tutti quanti! Frecce incendiarie! Proviamo! Vengono verso di noi! Abbiamo delle frecce in arrivo! Insieme alla medicina. Sembra che qualcuno abbia assoldato i banditi. Avanti! Siamo alla massima velocità! Siamo al massimo soldati della velocità. Ci hai avvelenati! Come mi aspettavo, la colpa è sempre... Che sta succedendo qui? Alexios, ho trovato del veleno nella riserva d'acqua. È decisamente opera dell'ordine. Mistios, sei qui e sei in colme. Ascoltami quando ti parlo. Stai cercando di sabotarci. Non negarlo. Per favore, calmati, magistrato. La gente ha bevuto la tua medicina, ma è morta lo stesso. La tua cura è inutile, proprio come te. Ti consiglio di calmarti, magistrato.
La medicina della guaritrice ha solo peggiorato la situazione. Come mi aspettavo, tutti incolpano il medico. Ho solo cercato di aiutare. La gente come te che elimina i problemi anziché risolverli non può capirlo. Ora basta, tutti e due. C'è uno di voi dietro tutto questo e io scoprirò chi. È curioso che tu abbia mandato delle guardie a caccia della guaritrice. Spiegati. Di che cosa stai parlando? Io non ho fatto niente del genere! Guardie! Prendete il Mistios! Uccidete il Mistios! È lui il vero potere! Notevole! Come mi aspettavo, combatti bene. La sua paranoia lo stava conducendo a commettere degli atti orribili. Non c'è niente che possa fare per queste persone. A causa sua non si fidano più di me. Spero di rivederti presto, Ombra dell'Aquila. Come sono andate le indagini? Ho trovato questa nota. Che cosa ne pensi? I miei lupi ululano, i miei cinghiali grugniscono e i miei corvi cospirano per il sangue corrotto. Me lo porterete come mi aspetto. Così il cacciatore comanda bestie che solitamente si fanno a pezzi tra loro. Bene, ci mancava solo questa. C'è l'ordine dietro. L'hanno fatto perché eravamo qui. Per attirarci allo scoperto. Mio padre aveva ragione. Ora capisco perché viviamo nell'ombra, perché fuggiamo. È stata colpa mia. Nima, dobbiamo imparare dai nostri errori. Grazie, Alexios. Vediamoci al nascondiglio. Parleremo lì. Thank you.